Ciao cari amici, questo secondo video lo faccio a seguito dei molti commentari favorevoli e messaggi che mi avete inviato personalmente riguardo il mio commentario sul libro di Sanni Gesualdi di Nino Frassica, perché molti di voi mi avete chiesto. E perlomeno da quello che si vede sono state più di 300 persone a vederlo quel videoclip. Se avessi altri libri comici da presentarvi, io molto volentieri ve ne presento un altro che più o meno uscì in quel periodo, di un noto comico italiano che adesso non si vede più nella Rai, perlomeno in Rai International, e che era molto molto forte, molto bravo. E non so se pertenesse al mismo club di Arbore e Amici, però come di consueto ve lo introduco. Ecco a voi niente poco di meno che signore e signori, donne e uomini, militari e preti, gente di tutta Italia, il libro che oggi vi presento è di Pino Caruso e si intitola L'uomo comune, edito dalla Novecento. Buon pro vi faccia! Immo, dai, andiamo a prenderci il nostro libro. Ecco qua, che sta giusto accanto all'altro. Ta-tan! Questa volta mi avvicino di più. Pino Caruso, l'uomo comune. Vediamo. Pino Caruso, l'uomo comune, edito dall'editoriale Novecento. Giusto nome per un editoriale che pubblicava nel 1986, quindi 85-86, pure coetaneo dell'altro libro presentato prima. Brillante, esilarante e paradossale, questo libro sembra destinato a sorprendere quanti, inconsapevoli della bella massima di Calois, la maschera dissimula il personaggio sociale e libera la personalità vera, di Pino Caruso, hanno amato il momento quotidiano e realistico che è quello dell'attore, dell'esperto cabarettista, dello showman proteiforme, indossando infatti la maschera per il pubblico e forse anche per lui inusitata dello scrittore. Ecco affiorare dal profondo della sua anima l'uomo comune che, come nel Gogol dei racconti o nel Rabelais delle vie che camminano, sconvolge tutti i nostri parametri di percezione e ci reca alla conoscenza di un mondo nuovo, fatto di gioco, di malinconia, di tenerezza, ma anche di inriderente ed aerea follia. Un libro unico, bello e consolatorio, che anche i letterati fanno bene a leggere con attenzione e curiosità, anzi faranno, dice. È molto interessante. Io lo pagai 13.000 lire, ne valse la pena, anche adesso pagherei la stessa cifra per comprarlo. E veramente, come citare qualche battuta senza perderne una, potrei leggere poco perché ho poco tempo, passo la mia vita leggendo, quindi se adesso leggo davanti alla camera dovrei recitare, sarebbe una pena leggere sommariamente. Basta scorrere i titoli per vedere che anche questa è una perla realmente della letteratura contemporanea. L'uomo che non somigliava a nessuno, le città viaggiano, il non silenzio, l'uomo comune, il linguaggio, l'uomo fuori di sé, il mare, l'uomo d'aria, di nulla e di nessuno, l'uomo multiplo, la città, nascere,
una vacanza sulla luna, elogio dell'ignoranza, la città rubata. Io il peccato dallo psicoanalista, settembre, l'uomo che desidera di fingersi un altro, gli aerei, c'è tanto di filosofia pirandelliana, diciamo, nell'intreccio dei pensieri, come anche di umorismo buono, quello che a cui ci aveva abituato Caruso da attore. E non so, sarebbe un peccato che questo libro fosse fuori edizione adesso, come magari probabilmente lo è. E quindi io, ecco, vi presento questa mia lettura, magari stimolandovi a andarla a ricercare nelle biblioteche comunali, negli istituti culturali, nei libri usati, perché non sempre si deve comprare un libro nuovo. A volte, quando si cerca contenuto, quando si cerca un autore, si deve andare a cercare il testo o l'autore specifico ovunque si trovino. Magari lo ha qualcuno, mettete un annuncio in internet o a Porta a Portese e accattate bello, perché è veramente un libro molto esilarante. Magari fa passare 5 minuti bene, ma magari dice anche qualcosa di più profondo per le persone che ne siano recettive o che abbiano qualcosa da interpretarci, perché molte volte il libro è un pretesto che può essere motore di riflessioni ulteriori, a prescindere dall'autore e dall'opera stessa. Può ispirare molte cose di più di quelle che effettivamente dica o che stiano fra le sue righe. Per quello che è un'alchimia leggere, non è soltanto una cosa razionale di contenuti pratici e che è di immediato consumo. Magari dopo anni una lettura così ti ispira molte più cose che tutto quello che si incontra in internet, che è solamente oggettivo. Quindi veramente una grande bella lettura, come anche l'altra che vi ho presentato, e che modestamente credo di avere molte belle letture. Poi certo, uno leggendo tanto anche si incoccia con qualche cosa che vernacolarmente si può chiamare cazzata, però anche quelle possono ispirare, non si sa mai. L'importante è sempre cercare, essere recettivi, non chiudersi, non dare nulla per scontato e non avere quella mancanza di motivazione, di volersi confrontare, di voler capire. Poi anche le cavolate possono ispirare per 30 secondi magari, però questa invece è una cosa, una lettura realmente allegramente seria e che io vi raccomando a tutti. E quindi grazie a tutti i suggerimenti che in privato mi avete mandato. Se volete iscrivervi al mio canale, è quello dove appare questo video. E se volete mandare dei commentari, io li filtro, perché purtroppo ci possono essere dei malintenzionati in internet che a volte se ne approfittano. Però tutti i commentari critici, per esempio di come usare la camera, che io, la filmatrice, io non ho idea, e tutte queste cose che possono essere critiche, possono apparire un po' demolenti, ma che invece sono comprensive, io non le filtro, le lascio. Invece tutte le critiche negative, che per il momento per fortuna non ho ricevuto, e tutti gli insulti, quelli li filtro. Quindi non vi demoralizzate se vedete che i commentari e tutto il resto sono filtrati. Tratto di tutelarmi dagli attacchi più beceri, ma che per il momento non ho ricevuto. Ma invece tutto quello che io vedo che è costruttivo, anche se è molto critico, quindi se avete dei commentari molto critici di come io parlo, di come, perché è la prima volta proprio in tanti anni che ho la filmatrice che mi filmo, quindi non ho idea come si faccia. Quindi grazie di tutto, grazie di tutte le adesioni. Io ho visto che il promedio dei filmati che ho messo c'ha 300 visualizzazioni, appaiono ufficialmente 1600, ma dovrebbero essere, dato che sono 20 video, dovrebbero essere 6000 visualizzazioni. Non so come YouTube le conteggi. Quindi molta gente mi ha visto, almeno 300 persone hanno visto tutti i miei video, non so, una cosa così, oppure sono più di 300 persone ad avermi visto. Grazie a tutti voi, che siete una comunità già estesa, molte di più delle persone che mi avrebbero potuto vedere se io gli avessi parlato personalmente nel mio quartiere, diciamo. Grazie del vostro appoggio, amici, e se potete iscrivetevi al canale, che così io mi sento più appoggiato e continuo a fare con più estro quello
che riesco a comunicarvi. Ciao.